Il Morro d'Oro sfata il tabù casalingo e guadagna 3 punti preziosi in quello che era già considerato uno scontro salvezza contro le Pidienze Cascinare, fanalino di coda della classifica. Primo tempo noioso, con le squadre contratte, specchio del clima teso e della pressione dovuta all'importanza dell'impegno. Al 9° minuto è la squadra di casa a creare la prima palla pericolosa, con Bisegna che, dopo aver ricevuto da Tonelli, entra in area e lascia partire un tiro che si spegne in out. Le squadre si studiano a centrocampo, dove si lotta su ogni pallone. Passano diversi minuti e al 33° azione gol per le Pidienze. Panti batte una punizione pericolosa dal limite, sulla quale si distende testa. Il suo rinvio finisce sui piedi di Catini, che ci prova da fuori area, ma di nuovo il tiro viene bloccato. Da qui parte il contropiede del Morro d'Oro, ma la buona conclusione di Malagnino viene fermata in out da Biagioli. In chiusura del primo tempo è l'Elpidienza a cercare il gol, con il cross di Catini per la testa di Naia. Ma Testa non si fa sorprendere. Si va a riposo sullo 0-0. Al rientro, mister Sabatelli prova a giocare la carta Costantino, che prende il posto di Bisegna. Mossa azzeccata, perché il Morro d'Oro trova nuova linfa e si muove meglio in attacco. Ed è proprio Costantino che al 13° lascia partire il tiro intercettato da Bagalini. È prontissimo però Tonelli, che non si fa pregare e insacca, portando i suoi in vantaggio. Al 26° Ceteroni crossa dalla destra a cercare la testa del neo entrato Olivello, che mette fuori. Al 32° azione gol per il Morro d'Oro, che si chiuderà con il rigore per i padroni di casa. Sepa mette una palla in area per i compagni e nella mischia Filipponi colpisce il pallone con una mano. Sepa trasforma il rigore e 2-0 per il Morro d'Oro. Si chiude così l'incontro con il Morro d'Oro che conquista 3 punti fondamentali in chiave salvezza. 3 punti importantissimi, anche perché valgono il doppio, perché innanzitutto è uno scontro diretto e poi, in considerazione degli altri risultati, è veramente un grandissimo risultato. Ci permette anche di affrontare, adesso abbiamo 4 partite importanti contro squadre difficili, e ce lo permette di affrontare un po' più tranquilli. Diciamo che era una partita sicuramente in controllo. Purtroppo quelle sviste che ci capitano spesso in queste partite condizionano poi l'andamento della gara e dopo è dura magari rimontare certi risultati, le squadre si chiudono e poi bisogna avere, insomma, la chiave giusta per riaprire queste partite.